400.000 euro per la riqualificazione del parco Raffaele Viviani in via Girolamo Santa Croce sono stati stanziati dalla seconda municipalità del comune e precedono la pubblicazione nelle prossime ore del bando di gara per la progettazione ed esecuzione dei lavori. Un'operazione di valorizzazione e recupero del verde urbano che la municipalità, presieduta da Francesco Chirico, sta portando avanti con gli esperti della sezione napoletana dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, che dal 2012 offrono gratuitamente la propria consulenza attraverso studi e ricerche ai servizi tecnici comunali. Oggi abbiamo una conoscenza, direi, totale del Parco Viviani, dalle problematiche dei costoni tufacei alla classificazione di tutte le essenze arboree e a tutte le necessità dello stesso. Quindi un nuovo modo, in qualche modo, di fare progettazione. La municipalità si avvalsa di grandi professionalità e quindi immaginiamo che questo tipo di collaborazione possa portare ad ottenere dei migliori risultati, ovvero a spendere nel miglior modo possibile le risorse pubbliche. Inaugurato nel 1994, il Parco Viviani è stato realizzato dal Comune con i fondi del post-terremoto e rappresenta un'opera di alto valore architettonico e paesaggistico che versa oggi in gravi condizioni di degrado e abbandono. Sono state studiate tutte le essenze arboree, sono state classificate gli interventi di contenimento non solo, ma soprattutto i percorsi per gli anziani, i luoghi di sosta, i luoghi per i diversamente abili, insomma un parco che torna alla città. Il tavolo di lavoro riunito nella sala giunta di Palazzo San Giacomo è istituito per trovare soluzioni e proposte progettuali sostenibili e condivise che ne consentano il recupero senza tralasciare valutazioni legate alle caratteristiche del contesto e alle aspettative degli abitanti della zona. Il parco deve essere sostenibile, quindi anzitutto sicuro, e quindi i criteri sono quelli di promuovere una fruibilità maggiore da parte degli abitanti che invece si stanno allontanando per diverse cause dall'utilizzo del parco, e quindi nuove funzioni attrattive, aria recintata solo per i cani in modo da non creare la commistione fra bambini e cani, quindi tutte quelle funzioni che possono migliorare la qualità dell'habitat.